che una donna è interessata a te, ma tu non ti sei accorto. Bene, allora partiamo e vediamo 10 segni che una donna è interessata a te, ma tu non ti sei accorto. Allora, questo è un errore che fanno molti uomini, molte donne danno dei segnali, ma questi per timidezza o per incapacità di cogliere i segnali non se ne accorgono. E quindi si perdono delle occasioni perché ci sono donne che sono interessate, magari in ambienti, sul lavoro, magari in altri ambienti, eppure gli uomini talvolta sono coglioni, diciamo la verità, sono coglioni. Ovviamente talvolta le donne fanno dei cheat test, quindi qua bisogna stare all'occhio. Lo cheat test è cos'è? Poi vi spiegherò, farò dei video specifici sulle cheat test, ma anche i cheat test non verbali, no? Quelle che ti buttano l'amo per vedere se tu abbocchi e poi, diciamo, e poi si tirano indietro, no? Quindi attenzione, bisogna andare sempre con i piedi di piombo quando si ha a che fare con le donne. Allora, il primo segnale, vabbè, è la donna che sorride, ride alle tue battute, insomma, questo è un segnale che molti uomini colgono. Tieni presente il fatto che vale sempre detto donna che ride, mutanda che cala. Quindi se una donna ride spesso c'è la possibilità che te la dia, no? Ovviamente quando vedi una donna che ride in questo modo potrebbe essere anche uno cheat test, cioè vedere se tu fai il romantico, la inviti chissà dove, insomma. No, se vedi una donna che ride spesso alle tue battute, tu non devi fare troppo il romantico, non devi invitarla a cena fuori così, devi provare a dire una frase del genere. Ma guarda, sei una bella ragazza effettivamente, però non sei il mio tipo. A me piacciono le donne che mi manifestano proprio il loro interesse. E vedo che invece tu non lo stai facendo. Ecco, questa la sorprenderà moltissimo, perché la metti in un doppio legame, no? Se lei in realtà ti ha manifestato il tuo interesse e tu te ne sei accorto, però le dici che non te l'ha manifestato, no? Oppure potresti dire: ah, io certo che te saremmo una bella coppia, solo che io non ti piaccio, tu non mi dai nessun segnale di interesse. Giocate in questo modo, no? In modo tale che lei, se vuole, è costretta a fare qualcosa di più, cioè il segnale che ti ha mandato gli dici non lo prendo in considerazione e così dovrà fare qualcosa di più se vuole. Se non vuole, cazzi suoi, diciamo così, ma tu l'hai messa in un doppio legame, il che è molto importante perché a quel punto lì lei che farà? Lei si avvicinerà, insomma, e arriverà tranquillamente a farsi baciare se c'era l'interesse. Ma se prima rideva, c'erano le battute, se invece si tira indietro e non fa più tanto, è perché probabilmente era soltanto uno shit test che tu gli hai sgamato fondamentalmente. Ecco, questo è un primo segnale fondamentale da cogliere: donna che ride, mutanda che cala. E il secondo segnale sono tutti i segnali di gradimento attraverso la bocca e praticamente passarsi una lingua sul labbro superiore o sul labbro inferiore. Ovviamente questo avviene molto rapidamente, io adesso l'ho fatto lentamente, ma se si passa la lingua sul labbro superiore significa che è interessata a te. Prevalentemente da un punto di vista sessuale. E quindi devi fare battute del tipo: dai, andiamo a vedere le stelle una notte io e te, oppure battute del tipo: dai, ma perché non andiamo a fare un weekend, ci affittiamo una bella baita in montagna e facciamo sesso tutta la notte. Vedi il tipo di risposta che ti dà. E questo è anche un giochino interessante. Se invece il labbro è quello inferiore, c'è un interesse più romantico, più. E allora di frasi del tipo: certo, mi piacerebbe, che ne so, ascoltare una musica romantica, una cenetta, lume di candela a casa tua, ma soltanto per guardarci negli occhi, insomma, gli dici in fronte a te, o sole mio, sta in fronte a te, insomma, fai
fai tutto romantico, senza sbilanciarti troppo, perché è una donna che prima devi dargli affetto e poi lei ti darà sesso. Quindi, mentre nell'altro caso tu gli devi dare sesso e poi dopo lei ti darà affetto. Quindi c'è sempre questa valenza, no? Doppia, che labbro superiore, tu devi dare sesso e lei ti darà affetto successivamente quando sarà contenta. Labbro inferiore, tu devi dare l'affetto e lei poi in cambio dopo ti darà sesso. Quindi scegli, cerca di capire questi segnali, sono divertenti, è divertente coglierli. Un altro segnale molto importante, sempre nella gestualità non verbale, se lei ti guarda negli occhi e si tocca, infila, le mani dentro la borsetta, tocca spesso la borsetta, poi magari, la borsa per una donna, rappresenta, diciamo, un po' la sfera intima, tutto quello che accoglie, no? Allora, se lei si passa spesso le mani dentro la borsetta, ti sta dando un segnale, questo è il quarto. Ma tu devi fare una verifica, dire, che bella borsa che hai, inizia a toccargliela, e se noti che sul tuo toccamento della borsa lei ti dà un segnale di gradimento, ad esempio si accarezza i capelli, beh, significa che insomma ce n'è. Quindi abbiamo visto il primo segnale donna che ride, due segnali delle labbra, la borsetta. Altro segnale molto importante è che lei tende a toccarti. Scusate, ma quando ci vuole, il raffreddore rompe le balle. Tende a toccarti senza una motivazione precisa, mentre parla, ti tocca, eccetera, in questo modo, no? Allora, tu qua che devi fare? Beh, devi provare a giocare con la prossemica, no? Ad allontanarti un pochettino e vedere se la donna tende a seguirti. Perché se tu ti allontani un po' e la donna tende a seguirti, vuol dire che c'è feeling, vuol dire che c'è possibilità, diciamo, di avere un qualcosa in più addirittura. Questo te lo suggerisco molto. Il sesto segnale che utilizzano le donne spesso è, sempre nel linguaggio non verbale, mostrare il collo, scoprirsi i capelli in questo modo, ti offre il collo, ti offre la sua parte più vulnerabile. Beh, questo è un altro segnale che comunque è attratta da te, perché il collo rappresenta sia una zona, come dire, una zona erogena secondaria, ma rappresenta anche un punto di vulnerabilità. Ed è un altro segnale molto molto importante. Altro segnale che spesso si manifesta quando ci sono uno scambio di baci, no? Un avvicinamento. Ci sono donne che, ad esempio, tendono a darti un bacio sulla guancia e in combinazione del secondo bacio te lo dà non proprio sulla labbra, ma te lo dà qua, vicino, in questa zona qua. Ecco, questo è un altro segnale che spesso le donne mettono in atto quando sono coinvolte, quando sono attratte da un uomo. Settimo segnale che lei è interessata a te, ma tu non te ne sei accorto, è che in una situazione di gruppo tende a puntarti quando tu non la guardi, e quando tu la guardi distoglie lo sguardo, perché non vuole farsi sgamare, insomma. Però questo è un segnale molto 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 interessante. Ottavo segnale che una donna è interessata a te, e che quando parlate, se lei è un anello, infila e sfila l'anello, lo mette e lo toglie, lo infila e lo sfila, vedete, infila e sfila l'anello. Questo segnale indica che c'è un interesse soprattutto di natura passionale nei tuoi confronti. Beh, poi ci sono altri segnali. Il nono segnale, questo è un segnale un po' più marcato, insomma, lei cerca sempre di creare situazioni per coinvolgerti, per invitarti, di cui renderti partecipe. Segnale anche questo che spesso gli uomini non prendono in considerazione. E poi il nono segnale sono segnali di gradimento, si scopre un pochettino. Anche qua devi stare attento che non siano shit test, tu fai finta di niente, e magari quando ci sei tu si scopre un po' le gambe, si abbassa un po', insomma,
E anche qua potresti anticipare l'uscita di test dicendo: ah, è certo che io e te avremo una chimica, solo che tu proprio mi sembri una suora, insomma, mi sembri. Ecco, facendo queste battute vai anche lì a stravolgere, a interrompere lo schema e vedere il suo tipo di risposta. Ecco, questi sono 10 segnali importanti che una donna è interessata a te e che spesso gli uomini non si accorgono. Quindi, uomini, sveglia, sveglia, sveglia. Bene, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, naturalmente iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai le notifiche di nuovi video. Se ti va, ovviamente diffondi questo video ai tuoi amici. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok e su tutti i miei canali, YouTube, ovviamente. E